Quella cuciniamo insieme ad Andrea, cheesecake al cannolo. Curiosi? E allora, Aonin in cucina. Harry, eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento una cheesecake al cannolo. Da fare alcune precisazioni. Viene denominata al cannolo, non l'ho inventata io assolutamente no, perché comunque ci sono molti elementi che ricordano appunto il cannolo siciliano. Ma dico molti, ma non tutti, quindi diciamo che una rivisitazione in chiave moderna e anche dal punto di vista estetico del vecchio e tradizionale cannolo, perché come vi dicevo, alcuni elementi sì richiamano il cannolo, come la scorza, la ricotta, le gocce di cioccolato e i canditi, il pistacchio, ma poi ci sono alcuni elementi che col cannolo non hanno nulla a che fare. Uno su tutti, per esempio, è la panna. Ma potrebbe tranquillamente annoverarsi tra questi anche il burro che useremo per fare poi la base di questa cheesecake al cannolo. Quindi prendiamola un po' con le pinze, però è un'idea carina, se vogliamo anche moderna, di presentare quello che è un grande classico della pasticceria siciliana. Per cui lasciamo stare il cannolo tradizionale, meraviglia dell'umanità, e tuffiamoci in questa nuova versione di cannolo. E iniziamo elencando gli ingredienti per poter fare questa cheesecake al cannolo. Partiamo immediatamente con l'elemento principale che è della ricotta di pecora. La ricotta di pecora nel cannolo tradizionale va fatta gocciolare per bene, deve essere una ricotta asciutta. In questo caso, andando a fare una cheesecake, non è necessario farla sgocciolare, nel senso che se volete farlo bene, altrimenti non è un problema. E adesso vi spiegherò il perché, man mano che vado ad elencare gli ingredienti. Quindi, ricotta di pecora, scorze di cannolo. Poi, perché vi ho detto che non necessita di essere sgocciolata? Perché useremo la colla di pesce per farla addensare. Insieme alla colla di pesce, poi useremo della panna fresca, zucchero, poi del burro fuso, gocce di cioccolato fondente almeno al 70% e frutta candita. Io sto usando delle ciliegie, voi potete usare quella che più vi piace. E in ultimo, la granella di pistacchi. Ripeto, non vi preoccupate, trovate comunque tutta la lista degli ingredienti in descrizione con la grammatura scritta per benino. Dopodiché, ovviamente, l'invito è a tutti quanti di lasciare un like, un commento, anche un semplice sorriso è più che gradito e più che altro condividete questo video in maniera tale da poter far crescere la pagina e dare una mano e quindi sostenermi. Fatto questo piccolo spot pubblicitario, andiamo immediatamente a preparare la ricetta. Dicevo, metto l'occhio bionico, picchio un bionico. Si tratta di cheesecake, quindi andiamo per prima cosa a munirci di un piccolo frullatore, dove all'interno inseriremo le scorzette dei cannoli. E dobbiamo praticamente ridurre in briciole. Eccolo qua. Quindi ben grattugiato ci vuole, sembra proprio mollica di pane grattugiata. Prendiamo il composto e lo trasferiamo in una boule. Perfetto, ottenuta questa granella di cialda di cannolo, versiamo al suo interno il burro che abbiamo precedentemente sciolto, quindi burro liquido. E mescoliamo per bene. Distribuiamo bene bene il burro, che questo è molto importante per far sì che poi, una volta che si solidifichi, resti bella compatta. La tortiera rivestita, possibilmente quella con l'apertura a nastro, e andiamo a mettere all'interno come base quello che abbiamo ottenuto dalle cialde di cannolo e il burro, cercando di renderlo il più omogeneo possibile. Compattiamo bene bene, così quando il burro si solidificherà terremo una base biscottata ben solida, ben ferma. Lo trasferiamo in frigorifero una ventina di minuti. Perfetto, trasferita la nostra base in frigorifero questi 20-25 minuti, andiamo a fare la seconda parte della ricetta, quella che è la crema. Un consiglio, se volete, la cialda la potete tranquillamente trasferire in congelatore, così anziché aspettare 25 minuti, in 7-8 minuti già è bella e che è pronta. Comunque andate sempre controllando, toccate, quando la trovate bella, tanta, come dicevo un paio, vuol dire che è pronta. Tenetela sempre da parte, possibilmente in frigorifero, in un luogo fresco, per evitare che il burro si sciolga e abbiamo perso tutto il lavoro. Ma se dovesse capitare, non vi preoccupate, ritrasferitela in congelatore e si riprende subito.
in un contenitore un po' d'acqua corrente, temperatura ambiente, e andiamo ad ammollare la colla di pesce. Lasciamola così per qualche minuto. Nel frattempo, in un tegamino ho trasferito la panna. Potete usare tranquillamente il tegamino che viene usato per sciogliere il burro, perché panna e burro sono nuvolati e suore, in un fuoco bassissimo, e facciamola scaldare. Nel frattempo che si ammorbidisce la colla di pesce e si scalda la panna, prendiamo la nostra ricotta, inseriamo lo zucchero e amalgamiamo bene bene. Adesso panna calda in un tegamino, prendiamo la colla di pesce, avete visto come si è ammollata, la strizziamo per bene e la trasferiamo all'interno della panna calda. Riportiamola sul fuoco, fuoco dolce, e mescoliamo. Dobbiamo farla sciogliere totalmente in questa panna. Nel frattempo che si scioglie la gelatina nella panna, mettiamo gocce di cioccolato, panna fredda da frigorifero. Cominciamo a amalgamare questi composti, attendendo sempre che si sciolga la gelatina. Mi raccomando, la gelatina ben sciolta. Non dovete lasciare grumi. Si è sciolta e la vado ad inserire all'interno. Per avere la certezza che non ci siano rimasti residui di gelatina, passate al setaccio in questo modo. Così la gelatina, eventualmente che non si è sciolta, resta nel colino, ma come vedete si è sciolta tutta quanta. E mescoliamo. Scoliamo bene, devono essere perfettamente accorpati tutti gli ingredienti, in maniera tale che poi l'effetto gel sia uniforme. Si è solidificata la nostra base, mettiamo al suo interno il composto di ricotta e panna. Livelliamo il tutto per bene ed eccola qua, praticamente, come avete visto, velocissima e semplicissima da fare. Questa cheesecake al cannolo deve adesso rapprendersi, perché come avete visto è parecchio liquida. Non dobbiamo fare altro, così per com'è, trasferirla nel frigorifero e farla stare 4-5 ore. Dopodiché l'andremo a sformare e a decorare. Quindi ci vediamo fra un 4-5 ore. Bacio, 4-5 ore per me, per voi, soltanto pochi secondi. Benissimo, trascorso il tempo, eccola qua. Bella turgida, vedete? Perfetta. Adesso la vado a sformare e a decorare. Quindi ancora qualche secondo e avremo la nostra cheesecake al cannolo, bella e che è pronta per essere taisata, alias assaggiata. Ta-da! Guardate che bella! Decorata con un po' di granella di pistacchio, gocce di cioccolato, delle ciliegine candite e delle scorze di cannolo vuoto, giusto per richiamare un po' il contesto, ed è bella e che è pronta! Sono veramente soddisfatto del risultato. E adesso, come al solito, che farmi sacrificare? La dovrò assaggiare per voi. Ma prima, sinceramente, me la voglio godere dal punto di vista estetico ancora qualche secondo. Un bel bacio!